Qui con Migliaccio, giocatore della squadra Pacman, partita per ora sull'2-2, però avete un po' subito in questo primo tempo, sì. Che cosa mi sai dire? È un po' la caratteristica della nostra squadra, subiamo un po' per farli scoprire. Spero solamente che da i suoi frutti questa tattica, magari nel secondo tempo, che loro vogliono fare risultato, scoprono di più, diciamo di prenderli in contropiede. Come affronterete questo secondo tempo? Con grinta. Allora, si è appena conclusa la prima frazione di gioco tra Mazembe e Pullman, partita che si è conclusa per ora sul pareggio 2-2. Abbiamo qui il portiere del Mazembe in prota. Avete dominato in questo primo tempo, però non siete riusciti a trovare, molti gol. Purtroppo ci sto giocando male, ho fatto un paio di errori, però comunque penso che la squadra stia giocando bene. E mo vedrò di riscattarmi, facendo qualche parata e cercando insieme a tutta la squadra di ribaltare tutto. Come affronterete questo secondo tempo? All'offensiva, ma la partita tra Mazembe e Pacman, partita che si è conclusa con la vittoria di Mazembe per 5-2. Alla mia destra abbiamo qui il migliore in campo Berna del Mazembe, invece alla mia sinistra lo sconfitto Marino. Partiamo prima dalla sconfitto, partita che è stata dominata dalla squadra avversaria nel primo tempo e sta nel secondo tempo. Nel primo tempo però avete mantenuto un po' la gara, infatti avete concluso su più alto, secondo me si è vista la differenza tra le due squadre. Sì. No, è tutto è così, è andato. Il primo tempo abbiamo subito, abbiamo trovato due gol, Ciro la maglia, poi il secondo tempo hanno fatto il 2-2, poi vabbè hanno fatto il 4-3-5-2, cioè hanno giocato in contropiede, 5-4-3-4-1. Che comunque sì, loro hanno anche dominato il primo secondo tempo, però cioè, comunque finché noi arrivati stavamo chiusi avevano più difficoltà, cioè loro 3-2 l'hanno preso con un po'. Io vuoi fare qualche saluto per questa gara? No, non è così. Passiamo invece a Perna, migliore in campo. Grande Perna! Avete trovato tre gol che vi hanno dato la vittoria. Anche se siamo partiti male, subito sotto 1-0, siamo riusciti a riprenderci già dal primo tempo, siamo riusciti a pareggiare la partita, poi abbiamo trovato entusiasmo col 3-2 e alla fine è finita con una valanga di gol e siamo contenti per questi 3 punti. Perfetta fase offensiva, ha trovato anche il bene. Beh, siamo contenti, il merito non è solo mio, è comunque di tutta la squadra che siamo bene insieme, riusciamo a lavorare e fare belle cose. Ora per come premio oltre. È d'oro, Verna. Uno dell'ottica Emerson, uno sconto da 20 euro e poi... Oh, è lì, abbiamo avuto la pizzeria di Ciro, quante ve li avete chiamate, Ciro? La vittoria a tutti i tifosi.